Professoressa, buonasera, vi ringrazio di questo tempo che ci state dedicando. Vi abbiamo Grazie rubato al palco perché siamo alla presentazione della rivista e soprattutto ci complimentiamo con voi perché tra i vari articoli è stato scelto quello da voi redatto relativo a Sibilla Aderamo, e che ci fa molto piacere, ci arricchisce ancora nelle viscere, nelle profondità, la storia del nostro... Ma è interessante e forse non molto noto sapere quanto Sibilla Aderamo amasse Sorrento, quante volte venne a Sorrento, e per lei era un luogo speciale, era il luogo dell'anzi, dove trovava serenità, pace e ispirazione per i suoi scritti. I suoi scritti, soprattutto. Per i suoi scritti. Ha scritto le pagine più belle proprio a Sorrento. Ed è venuta a Sorrento nei momenti più difficili della sua vita. Quindi nei passaggi da un amore all'altro, possiamo dire. Sì, ma quando finivano questi amori, a parte il soggiorno a Lorelei con Matacotta, ma in precedenza è venuta dopo la fine degli amori, quando era in uno stato di angoscia, di delusione, e mi ha trovato conforto, lo scrive. Sì, 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 nelle sue lettere, nei suoi scritti. Ma anche nelle lettere, perché lei ha, c'è un carteggio enorme di Sibilla Aderamo, con i più grandi artisti del suo tempo. Li conosceva tutti, non aveva solo rapporti con alcuni. Seguiremo con interesse amati, la vostra conferenza amici. E soprattutto conserveremo con grande piacimento la rivista con il vostro saggio, con il vostro lungo articolo. Grazie, completo e vi ringrazio. Completo e tra virgolette mi permetterei di aggiungere, da divulgare in maniera scolastica, perché i ragazzi, i nostri liceali, i nostri studenti devono conoscere chi è che ha abitato qua in penisola, perché è stata ma scelta. Ha scritto, io ho trovato, poi ne parlerò dopo, un brano bellissimo intitolato Nostalgia di Sorrento. Io penso che sia tra i brani iscritti più belli dedicati a Sorrento. È una dichiarazione d'amore. Sì, sì, bellissimo. I nostri auguri e i nostri complimenti. Grazie.